Ciao a tutti amici di extremeorder.com, benvenuti alla video review dell'Iris Scan Mouse. Per avviare la scansione bisogna premere il pulsante laterale sinistro, eccolo qui, parte il programma. È consigliabile fare dei movimenti trasversali da destra verso sinistra e da sinistra verso destra per aiutare il software alla ricostruzione corretta dell'immagine. Come vedete, il sensore acquisisce delle immagini piccoline, dei rettangoli di immagine che poi il software andrà a ricomporre per avere l'immagine completa. Ripremendo il tasto sinistro, viene terminata la scansione. Arriviamo in questa parte del tool che ci permette di elaborare l'immagine, ruotarla, ritagliarla, cancellare una parte che non ci interessa, eventualmente ruotarla non a mano libera ma a blocchi, diciamo, di 90 gradi, cambiare lo sfondo e poi andare a regolare alcuni parametri come contrasto, luminosità, saturazione e tonalità. Ecco qui, come potete vedere, è possibile regolare. Dando l'ok, veniamo portati nella parte principale del software dell'Iris Scan Mouse, dove sono disponibili alcune funzioni come la possibilità di incollare immagini o testo, la possibilità di condividere l'immagine scansionata su alcuni social network come Facebook e Twitter, la possibilità di esportare il file in Evernote o Google Translate, ad esempio, ovviamente è possibile salvarlo, è possibile stampare, rimodificare l'immagine che torniamo nella schermata vista in precedenza e andare poi a gestire le impostazioni con l'ultima icona relative al software. Le impostazioni prevedono la configurazione della lingua, la risoluzione della scansione, la possibilità di salvare l'immagine in determinata qualità JPEG, quindi alta, media e bassa, poi la gestione degli aggiornamenti manuali automatici, è supportato il riconoscimento del testo OCR, quindi è possibile selezionare la lingua, che nel nostro caso ovviamente è italiano, e poi in configurabile proxy alcune funzioni avanzate come la memoria massima di scansione e via dicendo. Proviamo ora a scansionare un'immagine che contiene del testo, quindi testare il software per quanto riguarda l'aspetto OCR le capacità OCR o riconoscimento del software. Iniziamo con un'immagine dove il testo è scritto con un font decisamente grande, quindi facilmente leggibile e in teoria facilmente riconoscibile per quanto riguarda il driver, il software stesso dell'Iris Scan Mouse. Acquisiamo correttamente l'intera immagine, sempre con movimenti trasversali, ecco qui, terminiamo la scansione. Adesso andremo a ritagliare l'immagine affinché il software avrà soltanto il testo da riconoscere così da non commettere errori. Ecco qua, togliamo tutti i bordi e le linee. Ok. Apriamo un word processor, eccoci qua. Per trasportare il testo occorrerà semplicemente selezionare l'icona e con il drag and drop la potremo incollare direttamente nel nostro programma, in questo caso Word. Possiamo osservare che il riconoscimento del testo è efficace, viene riconosciuto correttamente senza errori di sorta. Ovviamente possiamo, come metto in precedenza, rimodificare il testo, ad esempio potremmo selezionare una parte più piccola. Ok, chiudiamo Word, proviamo a questa volta scansionare una parte di un libro dove il font è più piccolo rispetto a quello visto in precedenza. Riavviamo la scansione, ecco qui, ok. Facciamo sempre dei movimenti trasversali. La ricomposizione dell'immagine da parte del software dell'Iris Scan Mouse è efficace. Qualora dovessero esserci dei problemi, come ad esempio in questo caso, vedete che ci sono degli errori di ricomposizione. Semplicemente ripassando sulla zona in modo adeguato verrà ricomposto in modo corretto. Come vedete, il testo è perfettamente allineato. Andiamo a ritagliare la parte di interesse per quanto concerne il testo, selezionando principalmente, okay, il testo col font più piccolo. Ok, riapriamo Word e andiamo a incollare nuovamente il testo.
In questo caso, come potete osservare, ci sono dei problemi per quanto riguarda il riconoscimento di alcune vocali nella fattispecie, vengono confuse la E e la O, e quindi il software non riesce correttamente a, diciamo, tradurre e riconoscere il testo scansionato. LiriScanMouse quindi è un prodotto decisamente buono, funziona correttamente per quanto riguarda la scansione di immagini e è ottimo il riconoscimento di testo laddove il fonte è di medie e grandi dimensioni. Ci sono degli errori, dei problemi a scansionare testi con font piccoli, quindi delle limitazioni in questo senso. Continuate a seguirci su extremehardware.com o sotto il tuo staff.